Nuova fermata, bar, caffè. Oddio, questa era la mia canzone preferita. Ma prima hanno fatto Fell Mary e diventerai una star. No, ma questa era la mia preferita. Di chi è la ciambellina? Mi devi un evento. Super frappè, è molto buono. No. Dare. Ciao amici del web. Noi in realtà siamo, cioè vi ho fatto vedere Tiger, ma ci siamo già uscite, abbiamo già comprato le cose che dovevamo prendere. Sono sempre regali da Tiger, non compri mai niente per te. A parte prendere. Io che finalmente ho trovato una borraccia che mi piace di vetro, perché non voglio prendere borracce di plastica. E io che prendo il cibo, ovviamente. Sono buone, noccioline al barbecue. Sì, infatti. Andata di prima mattina in edicola per prendere, come avete visto, la seconda edizione di Jules Verne. Allora, mi rendo conto che io ho iniziato questo video tutta felice e contenta, ma non vi ho detto di che video si tratta e che cosa voglio fare in questo video. Praticamente, dopo aver visto un sacco di questi vlog, ho deciso di provare a farne uno anch'io. Ovvero dei vlog settimanali su le mie letture, come organizzo le mie letture nel mentre di 100.000 altre cose, che in realtà in questo caso non sono tante, perché ho provato, dato che è un esperimento, adesso è il primo video che faccio di questo tipo, ho detto lo faccio adesso che ho delle settimane ancora molto molto tranquille, quindi anche questa settimana non mi vedrete fare particolari cose. Nel senso, non sto frequentando lezioni, non sto lavorando al momento, quindi sono ancora un po' in alto mare. Probabilmente rifarò questo tipo di video anche più avanti, perché mi piace tanto e soprattutto mi piace girarlo così, ovvero con un'applicazione che si chiama 8mm. Spero che questa idea vi piaccia, che questo tipo di video sia di vostro gradimento e vi aggiorno intanto su quello che farò stasera, che è venerdì, e praticamente allo spazio Oberon di Milano dal 20 agosto stanno facendo una serie di proiezioni del cinema di Fellini. La maggior parte dei suoi film io li ho già visti, mi mancava di vedere quello che vado a vedere stasera con la mia amica Rachele, ovvero 8 e mezzo. Spero che mi piaccia, perché in realtà io con Fellini ho un rapporto amore e odio, nel senso che alcuni suoi film li amo alla follia e altri non proprio così tanto, quindi vedremo. Ok, preparando la borsa per stasera, questo è il Kanken, è il mio adorato zaino università, viaggio in giornata, qualsiasi cosa. Penso che girerò il video recensione di Frankenstein, considerando che l'ho finito soltanto ieri e quindi sono ancora fresca. Ho intanto già fatto le foto per Instagram della nuova lettura che ho deciso di fare e ora, appunto, come vi dicevo, credo che girerò il video recensione di Frankenstein.
sono in un ritardo epico per andare in stazione perché mi sono messa a vedere una puntata di Killing Eve. Mi mancano due puntate, l'ho finita ed è stupenda. Cose, finito, foto, cose, finito, benissimo, che sei tua? Sì. Sei enorme. Cosa? Patatine. Sei bloccando. Patatine sempre, sì, ovvio. Poi questa è mia? No, voglio solo un tovagliolo, tipo così, quasi. Grazie, buon appetito. Che guida. Adesso devo mettere la musica perché giusto, la sua musica che generalmente svegliarci. Martina non apprezza però. No, mi piace ascoltarla così ma non è il mio genere. Allora metto Dua Lipa. Va bene. Metti quello che vuoi. No, tanto ce l'ho qui tra le prime. Oh. Grazie all'Araki che mi ha ospitato per questa notte. Prego, poi ti arriverò il conto a casa. Ciao. Primo appuntamento della giornata, volevamo provare ad andare da Starbucks ma è stato fallimentare. No, infatti decisamente fallimentare. Oh, non abbiamo vloggato per tutto questo tempo perché siamo andate a prendere un regalo bellissimo. Io sono molto felice di ciò che alla fine è. E dato che vloggerò anche sabato, cioè finisco il vlog sabato, sì, vedrete lo spacchettamento, esatto, della persona qui è diretto, quindi anche voi fino alla fine video non saprete che regalo è. È una sorpresa per tutti, tranne per noi ovviamente. Ovvio. Come avete visto ieri, la giornata è stata passata alla fiera del fumetto di Booster Seat, lo spazio Malpensa Fiera. Cose positive, cosa ho comprato alla fiera del fumetto, in realtà pochissimo rispetto a quanto mi aspettavo, ma sono anche molto contenta degli acquisti perché l'unica cosa che volevo fare era comprare una maglia di Star Wars, cosa che ho finito per fare. Tra l'altro questa è lunghissima perché in realtà è un modello da uomo, 12-14 anni ovviamente, è bellissima perché a livello di stampa è molto retro e in più rappresenta lo scontro finale del primo film di Star Wars, ovvero con il Millennium Falcon che attacca la Morte Nera insieme a tutte le altre navicelle della ribellione. È bellissimo, non posso dire altro. E in più altra cosa che però non mi ero programmata di prendere, sapete tutti quanto ho amato appunti per una storia di guerra e ho visto un sacco di fumetti di JP a un banco di appunto che vendeva principalmente manga. Ma appunto mi è caduto l'occhio su questo, che è La mia vita disegnata male, appunto di Gibi, e ho deciso di prenderlo perché è una sorta di autobiografia che lui ha scritto, ovviamente disegnato, e dato che voglio recuperare qualsiasi cosa lui abbia scritto, e là c'erano anche tantissimi altri volumi interessanti che avrei voluto tenere nelle mie bellissime mani e portarmi via, ho deciso di optare per La mia vita disegnata male perché voglio conoscere di più di questo grandissimo fumettista italiano. In più vorrei appunto approcciarmi successivamente ad altri suoi volumi, per approcciarmi successivamente ad altri suoi volumi. Oggi è appunto lunedì ed è in realtà anche abbastanza tardi perché sono le 2:30. Stamattina avevo da fare una serie di cose a computer, ho dovuto mandare delle richieste, compilare cose, aggiornare il curriculum, altra cosa importante, e ovviamente non potevo mostrare determinate informazioni su internet, non pensavo sarebbe stato molto interessante farmi vedere me che trafficavo col computer e basta.
Allora, stamattina è stata mattinata dedicata al canale. Devo registrare ancora un video, ma ne ho già registrati due, sempre dei video che vedrete a ottobre. Ho pianificato una serie di post per Instagram. Successivamente ho fatto le foto per La mia vita disegnata male di Givi e l'ultima uscita della Elizabeth Jane Howard per Fazio Editore, che ho comprato giovedì. Per quanto riguarda il resto della mia mattinata, è passato molto tranquillamente. Ieri alla fine ho letto un pochino. Allora, da dove iniziare? Ho i capelli bagnati, lo so, sono completamente struccata. Mi dispiace per voi che state guardando. Ho cercato di mettere la luce il più meno peggio possibile, diciamo. E niente, non ho girato nei giorni passati, che mancano, che sono assenti in questo vlog, perché non sono stata bene, non fisicamente ma più emotivamente. Sono successe una serie di cose che mi hanno molto demoralizzato e io sto cercando di, tra virgolette, organizzare il mio futuro. Non mi viene in mente un modo migliore e è una cosa... Ci sono una serie di cose a cui tenevo molto che sono molto in bilico in questo momento. Non sono né totalmente annullate, non sono del tutto impossibili da realizzare, ma sarà difficile. Sono attualmente molto in bilico e la cosa mi ha lasciato molto amaro in bocca. Giorni, a parte stare molto giù, quindi quello che ho fatto è stato finire Le ragazze di Emma Klein, mi è piaciuto tantissimo. Sono rimasta un pochino delusa dalla parte terza, che è la parte finale, o meglio, poi c'è la parte quarta, ma la parte terza è proprio quella in cui succede tutto, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, ma appunto quella parte mi ha un pochino deluso, più che altro per come sono stati... certe cose che sono avvenute, come sono state descritte, mi hanno lasciato un po' l'amaro in bocca. Probabilmente avrò già scritto il post sia su Goodreads che su Instagram. Non so se scriverò anche un post sul blog, farò un video, vi terrò aggiornati in merito. Oggi però ho intenzione di iniziare La mia vita disegnata male di Gipi, in modo da leggerla in treno in questi giorni, e poi domani pomeriggio invece ho intenzione di iniziare a leggere L'estate muore giovane, che è un PDF che mi è stato inviato da Edizioni Nottetempo tantissimo tempo fa, all'inizio dell'estate, all'inizio di giugno, e io non ho ancora letto e mi sento molto in colpa per questa ragione. Comunque, questo aggiornamento letture, negli scorsi giorni ho fatto anche un'illustrazione di una delle mie illustratrici preferite, perché non avevo minimamente, avevo voglia di disegnare, avevo voglia di fare qualcosa di pratico, ma non avevo nessun tipo di ispirazione. Tutti i disegni che ho fatto li ho stracciati o cancellati a metà. Intanto che è in esportazione il video su Frankenstein, vi consiglio di lettura, e nel frattempo alterno l'editing del vlog. E ora mi sa che continuo a vedere Mr. Robot, che trovate su Amazon Prime. Io ho visto solo la prima stagione secoli fa, quando uscì, e poi non so perché non sono più andata avanti a vederlo e non mi ricordavo nulla. Dato che a novembre esce il film Bohemian Rhapsody con Rami Malek, che interpreta Freddie Mercury, ho deciso di rincontrarlo nella serie che l'ha reso, diciamo, famoso a livello internazionale, ma Rami Malek, che è un attore che piace tantissimo. Regali buffi, tipo un
segnalibro della Legami che trovate da Feltrinelli, con scritto non sono perfetto ma il mio gatto mi ama, ovviamente in inglese. Una gomma a forma di rossetto con i panda, e lei adora i panda, e una matita con la gomma sopra a forma di unicorno con tanto di coda pelosa, che era bellissima, cioè non potevamo non prenderla. Io al momento sono alquanto stanca, credo che oggi basterà una giornata a leggere. Vorrei anche tantissimo riuscire a disegnare qualcosa, ma non sono sicura che ci riuscirò. In più in realtà dovrei girare dei video, ma no, penso che rimanderò tutto a domani, anche perché ho deciso che, dato che mancano dei giorni, perché per 3 giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, non ho girato niente, ho deciso di finire il vlog domani sera, perché vi porto con me per una serata molto speciale e molto bella. Ciao a tutti, allora, siamo tornati pienamente operativi oggi, io sono già pronta, sono quasi le 4 del pomeriggio, perché oggi in realtà è stata una giornata molto tranquilla, ma stasera succede una cosa molto bella. Stamattina sono andata in poste e ho ritirato un libro che mi è stato inviato dall'autore, che ha pubblicato per Eredica Edizioni il suo primo romanzo, I grandi scrittori non mangiano. Io sono curiosissima di leggerlo, sembra una storia estremamente interessante e soprattutto è esteticamente bellissimo, cosa che è assolutamente superficiale, ne sono consapevole, ma è anche molto carina per noi amanti dei libri. Quando finiscono di passare macchine sotto la mia finestra. Ok, oggi è stata una giornata molto tranquilla, avevo delle cose da fare in casa, molto noiose da vedere, e nel frattempo ho guardato altre puntate di Mr. Robot, che mi sta piacendo tantissimo. Avete capito che insieme a Killing Eve sarà la mia serie preferita di settembre, aspettatevelo nel prossimo video che sarà appunto quello dei preferiti. Dovevo in realtà girare anche dei video oggi, ma non ho fatto in tempo, come sempre, perché appunto ho preferito concentrarmi su cose più pratiche da fare che dovevo fare. Ieri alla fine sono tornata a casa e sono morta, ho passato la giornata in modo molto molto tranquillo e ho finito il fumetto di Gipi, di cui vi parlerò ovviamente nel warm up, e che mi è piaciuto tantissimo. Gipi è un incredibile fumettista, capace di raccontare attraverso immagini e dialoghi delle storie meravigliose. In ogni caso, perché oggi registro e perché con oggi abbiamo questo video? Perché oggi stasera alle 18.30 c'è la presentazione del nuovo libro di Susanna Tamaro, a cui sono stata invitata. È la prima volta che mi invitano a una presentazione, sono molto emozionata e anche molto nervosa. La presentazione è alle 6.30 a Milano, appunto negli studi del Corriere della Sera, e poi ci sarà un aperitivo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché credo che questo sarà l'ultimo momento chiacchiericcio della serata. In ogni caso non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, probabilmente farò altre volte questo tipo di video. A me è piaciuto molto portarvi con me nella mia settimana, parlarvi delle mie letture, parlarvi delle cose che faccio. Spero che sia stato di gradimento anche a voi, e niente, spero che continuerete a seguirmi, che continuerete a seguire il canale, quindi in quel caso, se non siete ancora iscritti, non dimenticate di farlo adesso, e ovviamente se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare anche un bellissimo mi piace. Io direi che quindi noi ci salutiamo e ci vedremo più tardi. Contemplavamo il mondo con una certa preoccupazione per la mancanza di poesia, per la, che ne è stata inutile. Il mondo vuole sempre l'efficienza, abbiamo tante cose di cui parlare, non abbiamo parlato quasi mai di letteratura, quasi mai veramente. Abbiamo parlato sempre veramente di insetti, di cucina, di ricordi del terremoto, di tante altre cose. E io non ho molte relazioni di amicizia nel mondo letterario, perché sono una persona molto solitaria e poi vivo in campagna, non ho molte affinità. Ma con Pierluigi si è scattato qualcosa di particolare, un rapporto veramente profondo e anche molto leggero, perché noi scherzavamo sempre, lui era appassionato di aeroplani, discutevamo di tante cose, ma abbiamo sempre un livello di conversazione, insomma, che uno si immagina altissimo per elaborare il lutto, la sua mancanza. Pensavo lo scrivo tra 2 anni, invece lui è morto il 1 ottobre. E io ho cominciato a scrivere il libro, diciamo, alla fine di dicembre, no? È stata molto rapida la cosa, proprio emotivamente. E, scriverlo proprio, io ho scritto le prime 50 pagine, mentre andavo nel mio studio, questo che non conoscete, in mezzo al bosco, e dicevo, no, non ce la faccio. Avevo un senso proprio di impotenza davanti a questa storia, mi sembrava troppo grande, troppo difficile, troppo dolorosa, ma anche appassionante, insomma. Poi, dopo le pagine 50-80 ingranato, però è stato un libro difficilissimo da scrivere, dolorosissimo da scrivere, però alla fine, quando l'ho finito,
è stato un libro che mi ha dato un grande senso di liberazione. Di liberazione, che ho potuto dire tante cose che prima non avevo potuto dire, e il dialogo immaginare con Pierluigi è stata la via per poterle dire in maniera, insomma, di dialogo. E dunque credo che mi ha liberato questo libro. Per questo penso che poi scriverò cose molto, molto più allegre. Fantastico, il prossimo libro comico. Prego. Questioni, naturalmente no, quelle prime, nessuno conosce la mia vita sentimentale, per dire, ma la questione legata al mondo letterario, alla creazione, anche alla mia infanzia, naturalmente che un artista nasce nella sua infanzia, no? Dunque, io ho un grande rapporto di affetto con i miei lettori, veramente importante. E questo, come dire, mi dà anche la carica per poter parlare di cose anche molto intime senza sentirmi, come dire, in pericolo, perché i miei lettori sanno che io sto dicendo una verità che mi costa, ma è la verità, dunque rispettano questo fatto, non è, cioè, una posa, una cosa, per cui io veramente, una delle cose, appunto, negli anni difficili, quello che mi dà sempre conforto è il grande rapporto proprio con i lettori, perché mi incontro tanti per la strada, in autobus, in pizzeria, dappertutto, ho dialogo, insomma, con loro quando li incontro.